In diretta da Casa Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, diamo il benvenuto a Milena Moriconi. Ciao, benvenuta Milena. Ti ringrazio. Mortui non mordent, i morti non mordono. È un romanzo molto avvincente. Io amo i gialli, quindi devo confessare che sono stata veramente molto, ma molto attratta e affascinata dal libro. Prima di tutto perché il tutto viene narrato in un luogo meraviglioso quale Milano, che è un luogo a cui la nostra Milena è veramente tanto tanto legata, Certo. tanto a Milano quanto ai milanesi. Quindi questa è una cosa che si evince e si nota moltissimo nel libro, i luoghi e poi il personaggio, il protagonista, colui che in effetti ci lascia con il fiato sospeso per quasi tutto il romanzo. Bene. Si inizia a parlare proprio di lui, e lui bambino, si parte dalla vita del Si protagonista parte che è da lui bambino. bambino, dove fa la sua prima esperienza, quella che poi lo stimolerà a proseguire in un certo percorso di vita, che per lui diventerà quasi una missione negativa, ma sempre missione. Comincia così, con un attrito con una sua amichetta di giochi, per poi evolversi nella considerazione di tutte le persone che gli stanno vicino durante la vita. E lì comincia la sua grande selezione che dice questo va bene, questo va male, questo è negativo, questo addirittura è deleterio. E lui interviene, è un po' la figura del serial killer, giustiziere lo chiamano, io non sono un'esperta, quindi cioè colui che cerca di riequilibrare un attimino lo stato di cose in modo da avere giustizia. Tu hai fatto qualcosa di male e io in qualche modo cerco di riequilibrare la cosa. Il personaggio è un personaggio affascinante, un uomo affascinante. Nessuno può sospettare di quello che è in effetti. Ma lui non cerca di nascondersi, non essendo questo suo stimolo ad uccidere, perché esiste, dettato da fattori personali che possano eccitarlo, non è questo, ma dettati da un fattore di logica per cui lui decide di fare determinate cose, lui non si maschera, non si nasconde, anche se ovviamente una volta che ha colpito fa di tutto per non farsi scoprire, altrimenti se non altro finirebbe la sua missione, no? Se mi arrestano ho finito di fare il Certo. giustiziere. E questo è grosso modo il personaggio, è affascinante, simpatico, è un donnaiolo. Uno che vive la sua Milano bene, nel senso di, ma non nella Milano da bere di notte, che lui vive comunque in una maniera appassionata, ma la vive nel suo rapporto con gli altri, nel valutare la persona con la quale lavora. Lui è un fotografo e quindi ha dei contatti diretti con i suoi clienti, con i quali esprime il meglio di sé, durante il giorno, per poi diventare un qualcosa di estremamente differente. Casomai in altre sfaccettature, anche se non proprio durante la notte, ecco, questo è il personaggio. E le altre sfaccettature sono certamente per l'appunto la Milano che viene molto descritta. La Milano è una città che io amo tantissimo. La descrivo, premetto che secondo me, da come l'ho vissuta io, Milano non è una città che sfacciata nell'esibirsi. Non è eclatante, non ha delle bellezze che ti fanno dire oh, che meraviglia, tipo Roma per esempio, tipo Certo. Firenze con i suoi merletti, no? Milano è molto da scoprire, nel senso che devi girarla, devi muoverti e allora ti accorgi che ha un'anima. Milano è splendida, ci sono degli scorci sul Naviglio per esempio, piuttosto che a Brera, piuttosto che in altri punti, piuttosto che al Castello Sforzesco, non inteso come visione del colosso, ma inteso come punti nascosti che sono veramente emozionanti. I Navigli, ti ripeto, secondo me sono una delle cose più belle, più vissute, perché poi conservano il passato. È questo che ha di bello Milano, non si è consumata con l'andare del tempo, è rimasta quella che era in alcuni punti. In altri chiaramente no, no? E poi trovo che Milano sia una città ha un cuore grande, perché io stimo moltissimo anche i milanesi, che secondo me sono grandi figure. Mi fanno ridere quelli che dicono che i milanesi sono freddi. Il milanese è molto, molto caldo come persona, molto caldo, anche se È non è un accogliente, molto elemento. accogliente. Sì, esatto. Non è un
se non tra amici, il milanese non ti accoglie a tavola con la chitarrata o come dire, con la manata sulla spalla. Vedo più l'ospitalità del milanese come una signora elegante che ti apre la porta e se gli piaci, ti fa entrare. Ma da quel momento l'accoglienza è buona, è perfetta, ecco. Certo, e difatti si evince anche questo, si legge tanto degli aspetti di Milano, quindi delle bellezze, delle meraviglie della Milano da scoprire, così anche si evincono molto i milanesi, ci fa un po' conoscere meglio anche chi è il milanese, che è Certo. una cosa bella, perché ovviamente poi magari non per tutti, no? Ci possono essere luoghi comuni, non tutti conoscono il milanese, e quindi è bello anche questo, riuscire a Ma sì, scoprirlo di più. nell'opinione comune, il milanese è la persona che corre per fare soldi. Ha un difettuccio perché ce l'ha. Il milanese è un po' baiuscia, però quando lo ascolti, ti accorgerai che lui non dirà mai che ha fatto. Dirà sempre io ho. Che è diverso, è molto diverso. Che vuol dire baiuscia? Perdona, perché Baiuscia è un è po' per... sbruffone. Ah, Il milanese tende sicuramente ad esibire quello che ha, però ok. In gergo, quindi io lo... quello che ha lo divide, ma questo Perfetto. non te lo dirà mai, ecco. Certo, ok. E torniamo al nostro protagonista. Sì. Il nostro protagonista, per l'appunto, ha delle sfaccettature, è un po' egocentrico, si compiace molto. Del resto tutto ciò che lui fa, lo fa pensando di essere nel giusto. Quindi magari lo fa, alle volte può avere un tentennamento, però poi dice no. Io sono giusto, io quel che Allora, faccio l'ho fatto bene, l'ho fatto certo. con criterio, l'ho ragionato, l'ho pensato e faccio bene a farlo. Credo che sia l'interpretazione corretta. Prima di fare si pone un sacco di interrogativi e di problemi, non agisce mai d'istinto, valuta, segue la preda, ma non per farne un piacere suo alla La fine, studia. la studia e alla fine trae delle conclusioni che dicono sì, è giusto che lo faccia. O al limite potrebbe arrivare anche al momento in cui dice no, lascio perdere perché ho sbagliato io, no? Però sicuramente c'è una valutazione del misfatto che sta per arrivare. Quando decide di fare, allora l'organizzazione diventa perfetta in tutti i dettagli. Ci pensa di giorno, ci pensa di notte, si premunisce di tutto ciò che gli può servire per portare fino in fondo il suo intento in maniera soddisfacente, fa di tutto per non venire scoperto. Non fosse altro perché non potrebbe più continuare a fare il Certo, giustiziere, no? quindi è anche Quindi. molto bravo nel mascherare e coprire le sue tracce, insomma, nel Beh, riuscire a diciamo non che da farsi come scoprire. l'ho scritto io, da come mi è venuto spontaneo scrivere, lui è talmente bravo nell'organizzazione a priori che quella posteriore diventa quasi superflua. Nel senso che quando tu commetti un qualcosa di sbagliato, ma bene, curato nei dettagli, dalla A alla Z, è anche difficile che poi tu lasci qualche traccia. Quindi lì Certo. diventa meno importante il fatto di andare ad eliminare le tracce che non hai lasciato, perché non le hai lasciate, È di ecco. A me è sicuro simpatico sto qua, impensabile devo dire lui. la verità, sì. Alla Nessuno fine. immaginerebbe che lui possa, No, insomma, compiere direi proprio atti. di no. Addirittura c'è la parte centrale del poi smetto, dimmi quando devo smettere di parlare, No, perché io assolutamente, io vado. sono curiosa, ovviamente. Ecco, Cerco di non certo. andare troppo in là nel libro perché non posso Allora a svelarvi sto troppe punto, cose. certo. Però è molto, ma molto avvincente e molto, molto interessante, questo è certo. Ma spero. Tra l'altro, una cosa che mi piaceva tanto è il fatto che sia nato veramente per caso, perché la nostra Milena ama veramente tanto leggere da tantissimo tempo, ovviamente è appassionata di libri gialli, di tantissimi autori di libri gialli e ovviamente anche di telefilm, serie criminali, prima ne abbiamo condivisa qualcuna, e però in effetti non si era mai cimentata nella scrittura. Adesso invece finalmente è iniziata con il suo primo romanzo, è stato un po' per caso. Allora, scrivere mi è sempre, sempre piaciuto. Io appartengo ad un'epoca in cui, quando sono andata dai miei genitori a dire voglio fare giornalismo, hanno riso così tanto che secondo me stanno ridendo ancora adesso lassù, no? Questo per entrare nel contesto in cui mi sono dovuta esprimere. E quindi cosa contava allora? Prendere il classico diploma, possibilmente laurearsi e poi lavorare. Perché il genovese deve lavorare, come ti ho già detto prima, no? Ma è giusto che sia così, è giusto che sia così. Quindi c'è tutta una responsabilità di vita che ti prende. Alla fine entri in un lavoro che ti piace, mi sono interessata di elaboratori elettronici, ho fatto la consulente fino alla fine dei miei giorni di professionali, e
Ma sei molto coinvolto, poi hai anche una famiglia da mandare avanti, casomai c'è anche una figlia. E quindi dimentichi il fatto che scrivere ti piaccia. Poi vai in pensione. In pensione ti ritrovi con dei momenti morti incredibili, ai quali devi aggiungere le ore notturne che si accodano a quelle diurne, perché Certo. si dorme di meno. E poi hai un marito che torna a casa una sera e ti dice: senti, oggi sono stato in Duomo, ma perché non immagini qualcosa? Perché non facciamo? E tu gli dici: porca miseria, ma è vero però, ma sai che si potrebbe? Quello è stato proprio il puntino centrale. Da quello poi io ci ho messo in giro un sacco di roba pre, post, durante, che è venuta mano a mano che scrivevo, no? Quindi devo dire la verità, lo scrivere mi piace, perché alla fine narri te stessa, ma non ti accorgi che lo stai facendo, quindi è bello, no? Assolutamente sì, in effetti e tra l'altro stai già pensando e scrivendo a qualcosa invece che si ambienta a Genova, che è un Adesso, altro certo, luogo ho che... dedicato molto a Milano, a Genova, che è lì, è la mia città, c'è Boccadasse, c'è... E sì, mi è venuta l'idea, io adoro non un romanziere, ma lo adoro più come narratore, che è Lucarelli. Per me è il non plus ultra in fatto di esposizione dei fatti, Lucarelli. E Lucarelli ha appunto parlato di a suo tempo, mi sembra che si chiamasse Blu Notte la trasmissione, ha parlato di una prostituta che era stata uccisa nei vicoli di Genova. Da lì l'idea di sfruttare questo pretesto per arrivare a costruire un giallo, questa volta a Genova però, nei Carruggi. E allora, in attesa che arrivi il prossimo giallo della nostra Milena Moriconi, noi ci godremo questo, Mortui non mordent. I morti non mordono. Grazie Giusto, mille. una volta che sono messi a tacere non nuociono più. Grazie a voi.